Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi moto vlog, sto tornando a casa dal lavoro, quindi sono rispettoso della zona rossa. Ok, comunque oggi vi parlo un po' del problema che ho trovato, che sto trovando ultimamente alla mia Tracer. Appena c'è un po' di dritto magari vi faccio vedere quello che succede. Quindi sia col bauletto che senza bauletto mi dà questo problema appena c'è un po' di strada dritta e libera. Vi farò vedere quello che capita e farò fare un intervento a sospensioni aperte, ovvero farò rifare le forcelle davanti. Le metteremo in un sistema, diciamo, molto più evoluto di quello che ho su ora. La spesa non è esorbitante. Comunque vi farò sapere appena mi fanno questo intervento. Me lo facesse solo col bauletto il problema, allora direi vabbè il bauletto, però me lo fa anche senza il bauletto, un po' più leggermente, però lo fa. Con ciò il problema non sta nel bauletto, quindi farò fare una modifica, un miglioramento alla sospensione anteriore. Adesso qua sul dritto magari vi faccio vedere un po' quello che capita. Guardate, vedete quello che fa? Allora, senza bauletto lo fa un po' di meno, però lo fa un po' più leggermente, ma lo fa comunque. Attenzione qua, cartone volante. Guardate, avete visto? Magari un po' è dovuto all'effetto vela del bauletto, un pochino. Però molto è dovuto alle sospensioni che non so, magari sono un po' scariche o sono da, diciamo, dargli una sistemata. Diciamo dai 60 ai 70 inizia a fare questa roba qua. E più che altro anche, cioè, avendo il manubrio tra le mani, magari non si sente che sbacchetta, non si sbacchetta la moto, però la si sente molto leggera sull'anteriore, quindi vuol dire che è da regolare un po', da sistemare. Vediamo se accetta, diciamo, il meccanico, l'officina. Magari farò un video dedicato, magari facendovi spiegare l'intervento che è andato a fare, il meccanico, il sospensionista. Adesso vado a fare un paio di curvette che da un po' che non si fanno. Comunque, se devo fare un po' una valutazione della moto dopo quasi 20.000 km, devo dire, appena, a parte questo problema che ho riscontrato, diciamo che come moto è davvero un'ottima moto. Quindi se riuscissi a eliminare questo difetto, questo problema, penso che sicuramente
sarà la moto che terrò per un po' e non la cambierò. Invece, se anche con le sospensioni nuove non si risolverà il problema, allora mi sa che andrò davvero a cambiarla. Non immediatamente, ma anche perché per me questo motore è il perfetto, è perfetto, cioè nel senso molto divertente come moto, ti lascia sul misto, poi è molto divertente anche in montagna, sui tornanti e tutto. È molto maneggevole, molto scorrevole e ha un'ottima ripresa comunque anche per i lunghi viaggi. È comoda, soprattutto se andate a prendere la GT Pack. Diciamo che la 700, il motore 700 secondo me è l'ideale, anche perché torno a dirvi che qualche anno fa, no, no, tornando dietro tantissimo, una moto 700 già era considerata maxi enduro, eh? Quindi una volta la MotoGP la correvano con le moto 500, quindi calcolate un po' voi il passo che c'è stato in pochi anni. Anzi, i MotoGP ad esempio sono passati dal 1000, dal 500 al 1000 in un anno in pratica, quindi cioè hanno fatto subito il passaggio di, diciamo, è l'evoluzione che sta portando i motori più potenti, però a mio avviso avere un motore 700 è più che sufficiente per fare un bel viaggio, comodi, rilassati, senza strafare. Quindi se risolverò il problema facendo questa cosa qua, diciamo che ho delle chicche da in serbo per, diciamo, far qualcosa con questa moto, ma vi farò vedere appunto in prossimi video. Allora, per il momento vi ringrazio ragazzi di aver seguito anche questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.